Grazie di cuore, siete davvero gentili, calorosi, degli amici. Voglio farvi un regalo. Non tutte le serate la canto questa canzone, ma stasera la voglio cantare, perché l'amore che si prova dentro di noi non è rivolto sempre ad una donna, se si tratta di un uomo, oppure di un uomo, insomma, quelle robe lì, poi oggi non si capisce più nulla. Per cui l'amore è anche qualcosa che si prova anche per degli oggetti, delle cose, io per esempio sono innamorato del mio paese, dell'Italia. Voi non ci crederete, ma nonostante tutto, lo dico convintamente, io giro il mondo da 40 anni e non vedo l'ora ogni volta di tornare in Italia. Perché qui avremo tutti i problemi che avremo, ma è un paese bellissimo. Noi siamo veramente gli abitanti del paese più bello del mondo, mettiamocelo qua, nella testa. Dobbiamo solamente convincerci di questo, che è un paese meraviglioso. E allora un giorno cosa ho fatto? Ho fatto una pazzia. Ho scritto una canzone dedicata all'Italia. L'aveva già fatto Toto Cutugno con l'Italiano, anche il grandissimo amico mio Minoretano con Italia. L'hanno fatto in tanti, l'ha fatto De Gregori, Viva l'Italia. E io l'ho fatto a modo mio. Questa canzone che ho fatto? L'ho presa e l'ho portata a Sanremo, al Festival di Sanremo del 2010. Ma siccome non mi accontentavo di andarci da solo, ho detto: chi posso portare con me? Ho pensato a un italiano sui generis, a un italiano amato e odiato, a uno che non è neanche italiano poi, ma che se ci fosse la monarchia in Italia sarebbe, pensato, il re d'Italia. Ho pensato a Emanuele Filiberto, ho detto: vuoi venire con me a cantare questa canzone? E lui mi ha detto: Pupo, ma io non so cantare. Scusa, perché tutti quelli che vanno a Sanremo sanno cantare, secondo te? E non ti preoccupare, questo non è un limite, anzi è un pregio. E poi ho preso un mio amico, un tenore, del quale ho registrato anche la voce che stasera possiamo sentire, che si chiama Luca Canonici, un grande amico mio, un grande tenore. Siamo andati a Sanremo e voi sapete, chi l'ha visto quell'anno, sono passati solo 4 anni, noi siamo arrivati secondi al Festival di Sanremo e tutti sanno che avevamo stravinto il Festival, poi sono successe tutti i brogli di votazioni che ci sono, ma va bene così. Il secondo posto è stata veramente la dimostrazione che l'Italia quella canzone l'ha capita, perché qualche, posso usare una piccola volgarità da toscano, qualche coglione ha voluto strumentalizzare questa canzone dicendo: eh sì, ma una paraculata che Pupo ha scritto il principe. Ma le canzoni, ma poi io ho scritto questa canzone, non mi ricordo, ma proprio in una giornata l'ho fatta sentire alla mia mamma che ha 82 anni e si è messa a piangere. Ho detto: mamma, la vorrei portare a Sanremo questa canzone. Ho detto: ah, sarebbe bellissima, Enzo, mi ha detto. E io l'ho scritta proprio come ho scritto la canzone d'amore per una donna, per l'Italia, semplicemente in modo molto chiaro, senza nessuna paraculaggine. E poi è chiaro, la canta Emanuele Filiberto e tutto viene strumentalizzato. Allora io adesso stasera qui a Guidonia, in questa piazza, grazie perché dopo tanto, così, non so quanto è passato, perché non c'ho neanche l'orologio dietro, non so che ore sono. Le 11:25, insomma è passato già 1 ora e mezza, siete ancora tutti qua, anzi, quindi grazie davvero. Poi vi dico, vi devo dare un appuntamento preciso dopo per degli impegni nei prossimi mesi, ma ve lo dico dopo. E questa canzone, stasera ve la canto come io l'ho cantata alla mia mamma, appena l'ho scritta, perché Emanuele, il principe, sono stati solo degli esecutori, loro non c'entrano niente nel bene e nel male. Questa canzone è totalmente il mio pensiero, il mio amore per il mio paese. Tutto qui, non c'è altro. Che voi ci crediate o no, è tutto semplicemente qui. E stasera a Guidonia ve la voglio cantare con lo stesso spirito con il quale io l'ho scritta quel giorno lì nel mio paese, a casa mia, con il mio pianoforte. Sentite.